Ma intanto sono molto contento di ritornare a Messina, perché Messina per me è stata la seconda casa, che mi ricordo che avevo appena 17 anni e quindi sono stato adottato come dire, da Messina, quindi adottato perché ero ragazzino, appena ho iniziato a giocare in C2 e quindi sono stati 7 anni bellissimi, fantastici, dove mi hanno dato la possibilità di crescere fisicamente e anche umanamente. Quindi per me Messina è stata e lo sarà sempre nel mio cuore. Ritornare oggi qui al centro commerciale e fare qualcosa soprattutto per i bambini è fantastico, è bello. E quando tipo un'azienda così che organizza qualcosa per lo sport, che lo sport aiuta soprattutto a socializzare e soprattutto a far crescere, quindi è qualcosa di importante e quindi anzi se ne, ce ne sono tanti, insomma è bello soprattutto per associare sia lo sport sia anche il commercio, quindi è importante. Tu hai vissuto dei bellissimi momenti qua a Messina, l'hai detto pure prima. Attualmente come vedi lo sport in generale nella nostra città? Ma diciamo che il Messina ha avuto alti e bassi, quindi c'è stato un periodo dove ha trascorso dei momenti fantastici, dove militava anche in Serie A. Naturalmente poi c'è stato il fallimento e quindi è stata ricostruita piano piano piano. Ci vuole tempo di costruire una grande squadra in una piazza molto importante, perché io ci ho giocato per 7 anni e quindi lo so il tifo che c'è. Se si fanno dei programmi importanti anche a lungo termine e si cerca di raggiungere obiettivi importanti, è bello soprattutto per la tifoseria, perché Messina lo merita, insomma, una squadra competitiva, una squadra che possa militare e possa competere con grandi squadre. Noi siamo il Messina Volley, quest'anno siamo ripartiti con i giovani, io so che tu sei molto vicino al discorso giovani, cosa pensi quindi di una squadra che riparte sulla base dei giovani? Abbiamo una media di 18,75 noi in campo ogni Bisogna anno. puntare molto sui giovani, che sia volley, sia calcio, sia tennis, puntare molto sui giovani. Oggi ci sono molte strutture dove fanno scuole di calcio e anche il settore giovanile. Bisogna puntare sui giovani. I giovani sono il futuro, anche perché se non creiamo qualcosa attorno a questi ragazzi non avremo qualcosa di importante. Quindi è il serbatoio, la ricchezza, quindi del calcio, del voler, di qualsiasi tipo di sport. Perfettissimo, ti ringrazio per aver contribuito al Grazie a nostro voi, sogno. grazie a voi. Ciao, ciao. Grazie a voi.